Una celebrazione rituale, ma non solo. Intensità e senso di una missione fondamentale per la vita di tutti e di ciascuno. La polizia ha festeggiato 167 anni del suo impegno. Uno dei primi momenti della cerimonia è l'onore ai caduti della Polizia di Stato presso il cippo loro dedicato in questura. Poi nell'auditorium San Vincenzo Ferreri a Ibla, l'intervento del questore Salvatore La Rosa sull'attività svolta e sullo scenario di comunità che nel territorio ibleo ne emerge. Fondamentale lo spirito di collaborazione dei cittadini e la fiducia nell'azione per l'affermazione della legalità. Possiamo andare soddisfatti e fieri di quello che abbiamo fatto durante l'anno, però sicuramente qualcosa in più sempre è possibile farla. E sotto questo profilo, oltre che gli aspetti di tipo organizzativo, riorganizzativo, di motivazionale, credo che sia veramente importante che ci sia una collaborazione più piena da parte della gente. Devono avere fiducia. Noi riusciamo a dare il meglio soprattutto sulla forza delle segnalazioni che ci vengono dalle persone. Il dialogo e la collaborazione con i cittadini viaggiano anche sui social. Abbiamo veramente un numero notevole di like e di follower su Facebook, abbiamo aperto anche alla piattaforma Instagram, però non è solo questo che conta, conta soprattutto l'impegno dei poliziotti e il fatto che la gente ci segua e ci segnali le cose che non vanno. Ma qual è la mappa del rischio criminalità che emerge dall'attività di prevenzione e di contrasto dell'ultimo anno? Io non credo che la provincia di Ragusa sia una provincia particolarmente frizzante dal punto di vista criminale, tranne qualche area. Però posso dire con una certa certezza che il dato più preoccupante è l'aumento esponenziale dei sequestri di stupefacenti. Noi abbiamo fatto dei sequestri di stupefacenti nel corso degli ultimi 12 mesi veramente importanti e questo non fa altro che farci pensare o comunque essere un indice chiaro, secondo me, del fatto che il mercato è molto florido. E quindi sotto questo profilo probabilmente la repressione non basta, non può mai bastare, occorre che ci sia da parte, diciamo, di altri enti che si devono occupare di questo, di rieducare, una rivoluzione copernicana in questo senso, con la partecipazione di tutti. Noi possiamo solo dare, diciamo, il nostro contributo di conoscenza del fenomeno e lo facciamo in maniera anche abbastanza importante, soprattutto nelle scuole.